Amici di Let's Go, ben ritrovati per una nuova puntata, sempre nel magico mondo di Mercedes-Benz, con me come di consueto il product expert, Domenico Sperandeo. Ciao Domenico, ben ritrovato. Ciao Pellegrino. Domenico, oggi parliamo di una GLA e tu sai bene che è un debole per questa auto, quindi spiegami e spiegaci per bene di che si tratta. Tanto tu sei preparato, no? Su questa vettura. Faccio finta di non esserlo, ma tu sei sicuramente più preparato di me. Allora, cominciamo dall'estetica. Allora, siamo di fronte a una GLA 200D, quindi è un motore 2.2, 136 cavalli. Ha il cambio automatico a 7 marce, doppia frizione, e con il cambio al volante sequenziale. Bene, siamo di fronte sempre a una GLA versione restyling, quindi che cosa cambia rispetto al modello precedente? Innanzitutto Mercedes ha voluto dare una linea più a SUV della vettura, inserendo questa griglia bucata praticamente, forata, per dare proprio lo stile a SUV. Inoltre l'hanno alzata da terra di 3 cm rispetto al modello precedente. È una Sport, ma con un pacchetto particolare, quindi un insieme di accessori a prezzo scontato, si chiama Advantage Pack. Allora, su GLA in realtà funziona in questo modo: non è possibile sempre acquistare optional singoli, ma si acquistano i pacchetti per avere proprio un prezzo più vantaggioso. Poi vedremo, questa è una vettura che ha i sensori anteriori e posteriori di parcheggio, il portabagagli con l'altezza regolabile e elettrico, ovviamente il navigatore, gli interni per il tessuto, ci divertiremo. Ci divertiremo sicuramente, perché aspettavo questo momento da un po'. Cosa possiamo dire ulteriormente di quest'auto? Vogliamo parlare del faro? Beh, certo, allora il faro è sempre un faro a LED, high performance, quindi totalmente a LED. Inoltre abbiamo sempre sullo specchietto gli indicatori di direzione, specchietti reclinabili elettricamente, e il cerchio che è abbinato al pacchetto Night. Tu ricordi cos'è il pacchetto? Lo ricordo benissimo, lo lascio dire. Dunque, il pacchetto Night comprende quindi tutte le linee. Le cromature praticamente si perdono sulla vettura e diventano totalmente black. Il cerchio diventa quello maggiorato da 19 pollici, sempre nero-grigio. E anche gli specchietti diventano colorati in nero e i vetri posteriori oscurati. Oscurati, questo lo volevo aggiungere io per farti vedere che sono preparato. Domenico, oggi più delle altre volte non vedo l'ora di andare a fare un giro in questa splendida GLA, e come di consueto dobbiamo, prima di salire in auto, ovviamente dire la nostra frase di rito. Let's go! Domenico, finalmente per me all'interno della GLA allacciamo le cinture. Già fatto. Come bisogna fare sempre, evidente. L'ho allacciato anch'io. Si può partire. Let's go, GLA. Domenico Sperandeo, product expert. Continuo. Che presentazione che ti ho fatto. Sarà l'euforia della GLA. Ti piace tanto. Ora ti farò delle domande, tu mi risponderai e vediamo se sei preparato. Va bene, non mettermi in difficoltà però. Capisci anche l'emozione, no? Quindi può fare tutti scherzi. Certo. Beh, in questo caso la retrocamera. Ovviamente inserendo la retromarcia compare la retrocamera. Sul display da 8 pollici, che è incluso nel pacchetto Advantage, che è appunto quel pacchetto di cui parlavamo prima, che include gli specchietti declinabili elettricamente, il portellone automatico e il navigatore Garmin incluso.
su questa GLA poi vedremo come funziona l'integrazione smartphone, e cioè l'Apple CarPlay o Android Auto. Perfetto, facciamo un passo indietro, caro Domenico. Mi piace partire sempre dalla comodità della vettura, nonostante non sia molto molto grande, no? A vederla da fuori invece devo dire che internamente è davvero molto molto spaziosa e molto comoda. È quello il senso del crossover, in effetti. È una delle vetture infatti più ambite al momento in Mercedes, proprio per questo motivo, perché è una vettura, come dicevamo, abbastanza versatile e che può essere utilizzata da più utenti, sia famiglie e sia ragazzi. Sembra di essere quasi sdraiati, davvero una bellissima sensazione. Allora, il motore 2.2 di cui prima parlavamo è abbinato a un cambio 7 marce sequenziale. Io posso scalare con la paletta di sinistra e aumentare la marcia con la paletta di destra, e quindi avere praticamente il cambio al volante. Ricordiamo che la partenza in ogni puntata è sempre dalla DAG Auto, qui a Mano Calzati, perché i nostri telespettatori ci vedono percorrere sempre questo percorso, ma partiamo dalla DAG, no? Che è un po' il punto di riferimento per quanto riguarda Mercedes-Benz, e poi insomma la destinazione la scegli tu, la scegli. È tutto da scoprire, certo. Allora, adesso stiamo guidando, la vettura è dotata del Dynamic Select, quindi quel pulsantino che cambia lo stile di guida, quindi anche durante la marcia posso premere il pulsantino e passare in sport. Vediamo come sale di giri la vettura, accelero, va una spinta molto più emozionante, insomma. E la vettura è quindi sempre in coppia. Se invece ripremiamo il pulsantino, passiamo alla modalità eco, la vettura consuma di meno perché inserisce la marcia più alta. Inoltre la vettura può essere dotata di un equipaggiamento a scelta, che è il pacchetto off-road. Così come abbiamo visto su GLE, c'è cioè quel pulsantino che serve qui, che serve per le discese pericolose. Il cruise control si imposta a 6 km orari e non c'è bisogno né di accelerare né di frenare, riesce a fare una discesa su terreni scivolosi, quindi fangosi o nevosi, senza problemi. Ovviamente sempre abbinata con le gomme termiche, quindi i pneumatici invernali. Questa vettura parcheggia da sola? Questa vettura parcheggia da sola perché ha i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Mercedes, quando offre i sensori di parcheggio, offre anche il park assist. Parliamo anche degli interni. Interni? Sedili sportivi. Esatto. Sarai più tecnico di me. Il poggiatesta integrato, come piace a te. Stile Formula 1. È stile Formula 1, esatto. Ci sono pelle tessuto, quindi la pelle ai lati, il tessuto centrale, che è abbinato appunto all'allestimento sport. Ci potrebbe essere anche un allestimento premium, che è quella ancora più sportiva. La vettura però sarebbe più bassa poi di un centimetro, perché appunto ha anche l'assetto sportivo. In quel caso i sedili sarebbero pelle tessuto simile al Cantara, per intenderci, mentre sulla sport, la vettura sulla quale stiamo seduti, è una pelle tessuto. Perché le ordiniamo pelle tessuto? Perché? Perché? Sui lati è giusto avere la pelle, in quanto con il tempo il sedile non cambia la propria forma, ma insomma rimane bello tonico, per intenderci. Nella parte centrale invece è il tessuto preferibile, perché non si ha quell'inconveniente di avere che ha la pelle, che è quello di essere caldo d'estate e freddo d'inverno. Occasione ulteriore per dare uno sguardo ai materiali che utilizza Mercedes-Benz, che mi sembrano davvero di primissima qualità, come i bocchettoni dell'aria e come tutto. Faccio anche un po' fatica a selezionare i vari pezzi di questa macchina, però è davvero eccezionale. In effetti ti sei soffermato su uno degli elementi che sono cambiati ovviamente con il restyling, quindi con il facelift, le bocchette dell'aria, che hanno questo stile dentellato proprio per dare il senso a SUV. La vettura infatti ha una nuova tappezzeria che è più ruvida,
proprio per dare il senso di lustio, no? Come fuoristrada. E inoltre è possibile abbinarla con i fendinebbia, quindi è possibile acquistare i fendinebbia. In effetti in Mercedes non è più possibile acquistare il fendinebbia, perché è un accessorio più che altro estetico, in quanto il faro a LED, avendo una luce talmente chiara da simulare quella del sole, non avrebbe comunque bisogno di fendinebbia. Ci soffermiamo su un altro argomento molto caro ai nostri telespettatori e a tutti coloro che poi volessero acquistare un'auto: i consumi della GLA. Certo. Allora, la vettura innanzitutto diesel può essere acquistata sia la 136, sia con 136 cavalli, sia con 177 cavalli. La 136 ovviamente è quella che consuma di meno, quella più tra virgolette commerciale, quella di cui parliamo oggi, e è una vettura che tranquillamente riesce a superare il 20 al litro in autostrada. Nel consumo misto invece riusciamo a fare, come stiamo vedendo, intorno al 16 al litro. Mi sembrano dei consumi abbordabili, no? Ottimi. Certo, come no. Per avere questo sprint, per avere questa tipologia di vetture, è molto molto competitiva, sicuramente. Poi devo dire che essere a bordo di Mercedes è sempre una sensazione diversa. Cioè, nel senso che sei a bordo di una vettura, ma ci sei in un certo modo, sempre con la massima comodità, ti senti al sicuro. Ecco, poi sappiamo che Mercedes con la sicurezza ci sa fare non poco, è uno dei leader, no, in questo senso. Sicuramente. Acquisisci un po' lo stile Mercedes quando la guidi, certo. Noi tra l'altro abbiamo tolto la giacca, come facciamo di solito, perché poi siccome ci ritroviamo in vetture che sono anche sportive, anche belle da questo punto di vista, ci mettiamo un po' a nostro agio. Ovviamente, ovviamente. È una vettura appunto giovanile, quindi insomma è lo spirito proprio di questa vettura. Pellegrino, oggi ti faccio provare, come abbiamo detto, l'integrazione smartphone. Certo. Oltre ad avere ovviamente lo schermo, i vari menu, quali navigatore radio, supporti, telefono e le impostazioni, ovviamente, possiamo con un cavetto collegarlo al cellulare, così da trasferire alcune app direttamente sullo schermo. Molto molto comodo. Perché oltre ad avere il navigatore di base, quello Garmin, il nostro di Mercedes, possiamo integrare Google Map o Mappe nel caso in cui stessimo parlando di iPhone. Vediamo come funziona. Prendiamo il cavetto e lo inseriamo nella presa USB di destra. In automatico la vettura ci porta sull'Apple CarPlay. Quindi siamo... Esatto, adesso siamo proprio sul tuo telefono. Sempre con il controller possiamo regolare diciamo i menu, quindi mappe, e entriamo proprio in Google Map. Viene fatto praticamente uno screen di Google Map e lo abbiamo direttamente sullo schermo. Funziona senza dover utilizzare il telefono. Assolutamente sì, il senso è proprio quello, che in macchina non dobbiamo utilizzare il telefono. Posso fare una prova, Domenico, mi concedi? Certo. Ok Google, raccontaci una barzelletta. Perché è facile commettere frodi in una fabbrica di freezer? Perché tanto i beni sono già congelati. Fa ridere, faceva ridere questa. Ecco, questa è l'utilità, questa è la vera utilità. Per passare un po' di tempo in spensieratezza. Vogliamo fare qualcosa di più concreto, Domenico, dopo questa dimostrazione? Ok Google, lascio a te la richiesta. Portami ad Avellino. Navigazione verso Avellino. Indica che c'è anche traffico. Eh beh... Anche se comunque è evidente in questo momento, quindi fino a questo punto ci siamo arrivati. Però davvero, a parte gli scherzi, è davvero molto ingegnoso e molto molto comodo per coloro che tu, come dicevi prima, non devono assolutamente distrarsi alla guida, perché ovviamente è causa di tanti incidenti e purtroppo lo sappiamo è all'ordine del giorno. E, tra l'altro è anche possibile telefonare con l'integrazione smartphone, quindi... la vettura non avrebbe il comando vocale per il telefono, con l'integrazione smartphone invece, parlando con Google o con Siri, nel caso di iPhone, è possibile telefonare, in modo dare il comando in modo vocale.
Comunque è importante capire anche e conoscere le dimensioni di questa GLA. Come vedi all'interno si sta molto larghi, lo spazio c'è, ma le dimensioni sono compatte. Parliamo di una lunghezza di 4,40 m, un volume bagagliaio di 421 litri, ovviamente. E, come ripeto, una vettura molto molto versatile, può essere venduta a ragazzi come a famiglie. E, tra l'altro è anche alta per le nostre zone nella Velinese, non è cosa da poco. Come al solito parcheggiamo la nostra vettura in modo totalmente automatico. Questa è una parte molto molto divertente. Voilà. Si posiziona tra due autovetture. Esatto, arrivati al limite, basta seguire le impostazioni sul display, inseriamo la marcia anteriore e in tutta facilità andiamo a posizionare la vettura. Ovviamente Domenico, tu hai sempre il controllo, insomma, del freno, dell'acceleratore. Ovviamente, è un ausilio al parcheggio, non è un parcheggio autonomo, però in questo momento non sto facendo nulla di così difficile. Ed è precisissimo, eh? Assolutamente sì. Non sgarra di un centimetro. Arrivati a destinazione. Non so se si può vedere dalla mia faccia, ma probabilmente ti devo ringraziare perché mi hai fatto divertire innanzitutto e mi hai fatto accarezzare un po' questo sogno che ho. La GLA, Domenico, il target giovanile, ma anche chi, insomma. Esattamente, quindi è una vettura molto molto versatile. È sempre, fa parte sempre delle compatte, quindi una trazione anteriore. È una vettura che sembra così ingombrante, ma in realtà all'interno è molto spaziosa, ma non è così difficile ad esempio da parcheggiare con il parcheggio assistito. È una vettura che può essere venduta sia a ragazzi e sia a famiglie per lo spazio che c'è all'interno. Perfetto, siamo in chiusura, grazie come sempre a te Domenico per tutte le spiegazioni che ci dai. GLA, io e te ci rivedremo presto, siamo ormai ai titoli di coda di questa puntata di Let's Go da Pellegrino Marciano. E Domenico Sperandeo. Alla prossima. We'll be right back.